Amici di Onda Libera TV, buonasera. Siamo nella sede dell'AMPI, dove è appena terminato un articolato intervento fatto da Giovanni Impastato, fratello del compianto Giuseppe Impastato, vittima, una delle tantissime vittime molto famosa, insomma, della mafia siciliana. L'intervento è stato molto articolato e ha fatto un quadro molto completo di quello che è il fenomeno mafioso e del suo sviluppo nel territorio. La domanda che voglio fare a Giovanni Impastato è: secondo la sua esperienza, diciamo, lei nel suo intervento ha detto che la nostra Costituzione è una Costituzione multiculturale, in quanto nasce dall'incontro di culture di origine cattolica, marxista, liberale, eccetera. Non è che forse in Italia tutte queste forze hanno creduto troppo poco ai valori di uno Stato di diritto e in queste maglie si è infilato poi una mentalità tipo mafioso, nel senso che la sinistra l'ha considerata forse una Costituzione borghese e i cattolici l'hanno vista solo dal punto di vista formale, eccetera. Sì, noi l'abbiamo corso questo rischio in tutti questi anni, in tutto questo periodo, non ci sono dubbi, però la cosa che mi dà fastidio è che sì, queste contraddizioni, questi dubbi, queste critiche magari che si facevano negli anni 60, 70, erano evidenti, fanno parte della nostra storia, però c'era un grandissimo rispetto per la Costituzione. Cioè, io ricordo anche, non lo so, anche persone che facevano parte della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, diciamo, mantenevano questo rispetto. Non è che qui si tratta, stiamo parlando di stinchi di santo, per carità, però c'era questo rispetto, magari qualcuno può dire formale, oggi no, oggi sfacciatamente non c'è più questo rispetto. La Costituzione viene calpestata soprattutto, diciamo, da partiti che fanno parte del nostro governo. Qualcuno diceva che con la bandiera italiana ci si puliva il culo e qualcuno sosteneva non so che cosa, ma la cosa che veramente la Costituzione dovrebbe essere il perno della democrazia, noi dovremmo partire appunto dalla consapevolezza che è stata scritta da persone che facevano parte di culture diverse. Oggi si criminalizzano certe culture, però è chiaro che dobbiamo riconoscere che la Costituzione è stata scritta pure è stata firmata da Umberto Terracini, che era un comunista, e che i comunisti in Italia hanno avuto un ruolo importante nel mantenere la democrazia in questo paese. Cioè, questo ruolo lo hanno avuto e su questo non ci sono dubbi, così come anche altre forze politiche hanno contribuito a rispettare la Costituzione. Il problema è oggi quello che sta succedendo: non c'è più una cultura antifascista, non c'è più una cultura costituzionale. Oggi purtroppo sta passando la cosa, credo è grave, una cultura diversa, che è la cultura del facile arricchimento, la cultura del godimento, e quelle persone che dovrebbero dare l'esempio, che ci hanno governato, che hanno avuto un ruolo importante all'interno delle istituzioni, purtroppo danno il cattivo esempio alle nuove generazioni. Ecco perché manca questo rispetto per la Costituzione. Un'ultima domanda. La mafia che c'era all'epoca dell'uccisione di suo fratello e la mafia di oggi è cambiata? Cioè, è la stessa mafia o c'è stata un'evoluzione, tra virgolette, nelle varie mafie? Perché oggi si parla di mafie, una volta si parlava di unica mafia, cioè, adesso si parla di mafie. Beh, gli obiettivi sono sempre quelli, però sono cambiati i metodi, ma addirittura non dai tempi di mio fratello, sono cambiati da un anno a questa parte, da qualche anno a questa parte, dove prima, diciamo, c'era un intreccio fra questi criminali che componevano la cupola mafiosa,
con settori della borghesia nostra, perché senza questo intreccio è chiaro che la mafia non avrebbe avuto le sue fortune. Oggi invece no, oggi tutto l'esercito militare, tutto l'esercito criminale è stato distrutto ed è venuta fuori una mafia completamente inedita, nuova nel panorama sociale, culturale, dove possiamo considerarla oggi direttamente borghesia mafiosa. E i componenti della cupola non sono più i criminali come Totorina, Provenzano, come Lo Piccolo, come Messina Denaro, che ancora non l'hanno arrestato ma forse lo arresteranno presto. I componenti della cupola oggi sono dei medici, avvocati, commercianti, imprenditori, addirittura c'è anche qualche banchiere, qualche mafioso, diciamo, è patrone di qualche banca. Le cose sono cambiate da questo punto di vista, però sono peggiorati per noi, nel senso che oggi è più difficile contrastare questa forma di mafia. È più difficile perché manca proprio la volontà politica di risolvere il problema, non perché i mafiosi sono invincibili, non perché il problema non si può risolvere, assolutamente no. Manca questa precisa volontà politica e poi io credo che ancora non abbiamo trovato i metodi giusti per lottare la mafia, perché sicuramente non abbiamo chiaro ancora il vero concetto di legalità, dove di questa parola legalità si sta facendo un grande abuso. Noi dobbiamo essere chiari con le nuove generazioni, dobbiamo dire che la mafia si può sconfiggere, perché si può realmente sconfiggere, dobbiamo individuare i responsabili di quelle persone che chiaramente ci conviene che la mafia esista e che la mafia sia sempre viva. Grazie, ringraziamo Giovanni Pastato per il suo intervento chiarissimo e molto articolato. Facciamo in bocca al lupo per il futuro. Grazie, speriamo bene. Amici di Onda Libera, un saluto.